Al termine di Casalnuovo Portici con Carlo Sanchez, mister, allora come prima uscita, tra virgolette, come ritorno in panchina non è andata proprio male, ci avete provato, ci siete quasi riusciti a fermare la capolista, in parte l'avete fermata. Oggi credo che sia stato l'andamento di tutto l'anno, dove oggi ho visto una squadra che comunque veramente ha dato l'anima per ottenere 3 punti, per dimostrare che loro non erano quelli là che tante persone decifravano. Io non ho fatto niente, perché io non li ho mai allenati, quindi oggi questa grossa prestazione non è altro che il loro merito, del cuore, della voglia, del carattere, ci hanno messo la dignità, e oggi loro hanno messo tutto quello che potevano per la regolarità del campionato, e quindi vanno applauso. Analizzando la gara, ci sono stati momenti che avete proprio sfiorato anche il vantaggio, siete appunto partiti con un gol di Tommaso, avete subito il gol di Tommaso Manzo, poi avete reagito subito allo scadere degli ultimi 45 minuti del primo tempo, avete trovato il pareggio con la Montagna. Nella ripresa una traversa, un rigore probabilmente non concesso dal direttore Lombardo, un palo, voglio dire, numeri importanti, oggi si poteva festeggiare diversamente. Va bene, perché io credo che oggi noi siamo artefici del nostro destino, quindi si è fatto questo pareggio e alla fine dobbiamo rispettare l'esito del campo. La cosa più importante è che c'è stata una prestazione veramente importante di tutti i ragazzi, una prestazione che va applaudita, va incoraggiata e va ancora più motivata. Perché comunque fa capire che comunque questi ragazzi sono uomini, sono gente che gioca per lavoro, per passione, e quindi nessuno va in campo per perdere. Però purtroppo durante l'anno ci sono partite dove puoi perdere e partite che puoi vincere, al di là basta che danno il 100%. Sanchez, a chi dedica questo pareggio? No, a nessuno, io ancora non sono entrato oggi in panchina, questa è una panchina che è ancora del vecchio allenatore, perché non ho mai allenato e non allenando mai tutta la settimana non posso permettermi il lusso di dire che sono stato io l'artefice. Con Orlando Stiletti, direttore sportivo del Portici, allora un pareggio che brucia, anche se avete affrontato contro un Casalnuovo abbastanza forse motivato incontrando la capolista. No, beh, un Casalnuovo che è una grande squadra, è tutt'altro una squadra dismessa, come si diceva in settimana. Io penso che mister Sanchez ha fatto un ottimo lavoro in settimana, e quindi con calciatori come quelli che stavano in distinta è tutt'altro una squadra, voglio dire, dismessa, anzi è una squadra in forma, è una squadra pericolosa, è una squadra che può dare fila da torcere a tutti. Quindi oggi, diciamo, Casalnuovo per noi abbiamo sempre perso qua, quindi maggiormente, quindi uscire anche con un punto è un buon segno. Direttore, oggi avete assistito alla gara 90 minuti a fianco del tecnico Pasquale Borelli. Pesa veramente tanto la squalifica di Pasquale? È una squalifica dove purtroppo il regolamento e lui non l'ha rispettato, e purtroppo sì, magari lui in banchina poteva fare qualcosa in più, però anche chi è andato in filo diretto con lui ha rispettato quello che doveva fare. Purtroppo potevamo fare qualcosina in più, non l'abbiamo fatto. Ci prendiamo questo punto che è oro per come si era messa la partita e niente, ci giocavamo questo spareggio domenica. Campionato dunque ancora aperto, ma da martedì sera da dove si riparte, direttore? Ma l'ho detto già in settimana, i 4 punti di vantaggio sono un piccolissimo vantaggio, ma alla fine vedi, è un pareggio, ora ti trovi che devi fare uno spareggio con lo Savoia domenica, quindi da martedì ci rimbocchiamo le maniche e cercheremo di far vedere il Portici che non ha mai fallito nei scontri diretti. Here we go. Hey.